ci sono tanti diritti, quindi c'è molto più copyright di quello che voi normalmente pensavate. E in effetti arriviamo alla terza parte, il risultato è questo, cioè che, come vi dicevo prima, in virtù di quella regola dell'articolo 6, io devo comportarmi come se ci fosse sempre un copyright quando prendo cose di altri. Non è che se ne esca molto da questa regola, cioè il copyright è una sorta di meccanismo close by default, cioè la regola è che sia tutto sotto copyright, salvo quando sono sicuro che sia passati nel pubblico dominio, no, quando sono scaduti i famosi 70 anni. E dopo ho una slide che vi spiega meglio il pubblico dominio, e vi farà vedere questa slide, tra l'altro, che il pubblico dominio anche lui è molto più una chimera che una realtà. Però ecco, è una situazione un po' binaria, un po' rigida, no? Bianco o nero, cioè tutto sotto copyright, oppure devo essere sicuro che siamo nel pubblico dominio, quindi tutto fuori dal copyright. Ma direte, ma caspita, ma non c'è una possibilità intermedia? Sì, per fortuna che la legge ci ha già pensato, cioè basta spostarsi dall'altra parte della slide e ce l'abbiamo qua, cioè abbiamo delle eccezioni, cioè dei casi eccezionali di libero utilizzo, che però sono delle eccezioni, cioè dobbiamo ricordarci di questo, che siamo in una situazione eccezionale, cioè il libero utilizzo è solo un'eccezione alla regola generale che è tutto sotto copyright, all rights reserved. E vedete come spiego nello schema, libero utilizzo può essere o stabilito dalla legge, cioè avere dei casi espressamente indicati dal legislatore in cui ci possiamo muovere, oppure la parte finale del nostro corso sarà questa, cioè il libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti. Quindi il simbolino che ho utilizzato è proprio quello delle licenze Creative Commons, cioè degli strumenti contrattuali, delle licenze, con cui i titolari dei diritti, gli autori, gli editori, i produttori, a seconda dei casi, ci autorizzano a farne liberi utilizzi, ci lasciano, ci liberano alcuni utilizzi della loro opera. Quindi da un lato la radice del libero utilizzo è una norma di legge, dall'altro la radice è un documento contrattuale, una licenza. Adesso facciamo esattamente quel passaggio, cioè ci occupiamo di queste due gambe dello schema. Però lasciatemi ancora dire due parole sul pubblico dominio, perché così chiariamo. Perché appunto il pubblico dominio sembra più semplice, cioè, normalmente se ne parla come una cosa, no, che bello, è quella cosa che arriva quando sono scaduti tutti i diritti e quindi nessun diritto è riservato e l'utilizzo diventa libero senza condizioni. Ma davvero quando si manifesta il pubblico dominio? Perché sono in realtà tre questi qua i casi, le forme in cui si manifesta il pubblico dominio. Uno può essere quando stabilisce espressamente la legge, cioè io lo chiamo public domain by law, cioè pubblico dominio per legge. E quindi in quei casi non c'è neanche ad aspettare che passino degli anni, cioè una categoria di opere, alcune opere che per legge vanno direttamente al pubblico dominio. Noi non abbiamo molto, cioè non è molto ampio nel nostro caso, nel nostro ordinamento questo caso, però è l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore che esclude dal diritto d'autore gli atti, i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni. Quindi vuol dire che se io voglio, non so, sono un giornale locale, voglio replicare il testo della delibera del comune che rende obbligatorie le mascherine anche nei parchi, chiude le aree gioco perché c'è un rischio sanitario. Ecco, questa delibera, essendo un atto ufficiale del comune, del sindaco, questa ordinanza la posso ripubblicare liberamente senza dovermi preoccupare del copyright, no? Sembra una cosa sottintesa, però in teoria anche quella era una sorta di testo letterario. Idem per le sentenze, ad esempio, sentenze dei giudici. Sentenze dei giudici, noi avvocati, spesso le utilizziamo anche, come dire, saccheggiandone intere pagine per fare dei pareri, per fare articoli, per fare atti giudiziari. Ecco, in quel caso non ci dobbiamo preoccupare del copyright, perché appunto il giudice in quel momento sta agendo in nome del popolo italiano e come giudice, non come signor Mario Rossi, ma come dottor Mario Rossi del Tribunale di Genova. Salto di uno, il punto C. Il punto C invece lo vedremo più avanti quando parleremo delle Creative Commons. Vi farò vedere che c'è una versione, passatemi il termine, una versione più estrema delle Creative Commons che si chiama CC0, che non è neanche tecnicamente una licenza, è più che altro proprio una rinuncia al diritto d'autore che rende l'opera totalmente libera come se fosse in pubblico dominio. Quindi lo possiamo chiamare pubblico dominio artificiale, cioè attraverso questa sorta di licenza
il suo autore o titolare dei diritti dichiara di voler rinunciare al diritto d'autore da qua in poi, radicalmente, definitivamente, e quindi diventa, cioè è come se fosse già morto da più di 70 anni. Passatemi la battuta, cioè come se io dichiarassi, no, io voglio rilasciare queste slide con in pubblico dominio, allora faccio questa dichiarazione, la metto in fondo alle slide e dico, signori, usate queste slide come se io fossi morto da più di 70 anni. In forma di battuta, in forma concreta e legale, vi farò vedere dopo cosa vuol dire. Il punto B invece è quello di cui abbiamo parlato finora. Il punto B è il classico diritto, scusate, il classico, la classica, si chiama tecnicamente caduta in pubblico dominio, cioè quando arriva la famosa scadenza dei 70 anni, no? Che poi deve essere non solo dei 70 anni del diritto d'autore, ma bisogna andare a vedere anche le scadenze dei vari diritti connessi, ad esempio che vi dicevo prima. Quindi non basta che sia scaduta la musica classica, ma bisogna anche vedere se sono scaduti i diritti dei vari interpreti, dei vari discografici o i produttori che ci hanno messo le mani. Quindi per questo che dicevo che è una chimera, perché alla fine ogni tanto fanno i famosi remaster, fanno queste nuove riedizioni che servono proprio giusto per allungare ancora uno dei vari diritti che si possono allungare, no? Essendo, che ne so, remaster dei Queen o dei Doors, no? Essendo morti Freddie Mercury e Jim Morrison, non puoi più risuonarli, allora fai il remaster e almeno si allunga il diritto del produttore, l'unico diritto che in questo caso puoi allungare. E dicevo che non è sempre facile da definire, perché si casca in alcuni casi. Cioè, un esempio è stato quello del diario di Anna Frank, una storia che ha riguardato proprio anche l'ambito didattico. Cioè il diario di Anna Frank, essendo Anna Frank morta nel 45, si era pensato, anche insomma abbastanza legittimamente secondo me, che l'opera fosse caduta in pubblico dominio il 1 gennaio del 2016, no? 70 anni dopo la morte della sua autrice. È successo infatti che poi è iniziato a circolare una versione in lingua originale del diario di Anna Frank, dichiarata in pubblico dominio, ma pochi giorni dopo, proprio nei primi giorni di gennaio del 2016, la Fondazione Frank ha mandato in giro lettere di diffida da parte del loro avvocato, spiegando che secondo loro invece l'opera era ancora ampiamente tutelata. Perché? Chi ha, diciamo, studi letterari o storici alle spalle questa cosa probabilmente la sa, però perché secondo alcuni, secondo la teoria appunto proposta dalla Fondazione Frank, il diario di Anna Frank che noi leggiamo è stato oggetto di un rimaneggiamento da parte di Otto Frank, del padre, il quale è morto nell'80, quindi è morto molti anni dopo, e quindi i 70 anni devono scadere dalla morte di tutti gli autori. Ergo, il famoso diario di Anna Frank, se diamo per buona questa impostazione, che non è detto che sia quella buona, è ancora oggetto di contestazione, però se fosse buona questa, i 70 anni scadono nel 2051. Quindi capite quanti anni in più sono riusciti a guadagnare di tutela grazie a questo stratagemma della collaborazione creativa da parte del padre. Vabbè, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza sul diario di Anna Frank, però era un esempio per farvi capire come non sempre è facile da definire, anche in questi casi abbastanza noti. Pensate addirittura quando invece avete a che fare con un'opera il cui autore non è noto, cioè non avete neanche la voce di Wikipedia da andare a controllare per sapere la morte. Cioè se io utilizzo ho un archivio fotografico locale di fotografie presso la mia biblioteca, di foto magari scattate negli anni 40-50, boh, chissà se il fotografo è morto più di 70 anni, perché non so bene chi sia sto fotografo, magari c'è il nome e cognome, ma non essendo famoso non è facile andare a reperire e a recuperare la data di morte, ok? Quindi giusto per aumentare il vostro livello di ansia, anche questo volevo aggiungere come elemento. Torniamo quindi al nostro schema, e quindi finalmente abbiamo chiuso il discorso sul pubblico dominio, e adesso vediamo un po' di libere utilizzazioni. Faccio vedere un po' così a volo d'uccello, ecco, questa è la definizione. Le libere utilizzazioni, più propriamente chiamate appunto eccezioni al diritto d'autore, sono casi in cui l'opera che è ancora sotto copyright, quindi non è scaduto il diritto d'autore, l'opera è ancora tutelata, però semplicemente può essere utilizzata senza chiedere il permesso. Quindi non viene meno il diritto, ma viene meno l'obbligo di chiedere il permesso, che è già qualcosa, non è male. Quindi si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare. E questi interessi più importanti da tutelare sono
tra questi ci sono anche proprio quelli della vostra attività di didattica e anche di didattica a distanza, come vedremo nel prossimo esempio. Ma questo è riferito alle fotocopie, quindi non ha proprio a che fare con la didattica a distanza, cioè è più legato alla fotocopia, quindi quella fatta, vedete, soprattutto il punto 2, cioè è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o scolastiche, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Quindi è la fotocopia che fa la scuola per un'attività interna, no? La versione di latino che deve essere fotocopiata per due classi, no? Ok, lì non si pone un problema di copyright perché il diritto d'autore mette in primo piano invece l'attività didattica in questo caso. Però vedete, dice, non ci deve essere un vantaggio economico commerciale diretto e indiretto, cioè se la fotocopia fa in modo che poi alla fine la scuola non compri più il libro perché tanto tutti si fotocopiano quello, allora cambia la situazione. Il comma 3 invece si riferisce alle fotocopie, quelle fatte dagli utenti, dal privato cittadino, quindi anche dai vostri studenti, che è quella che vedete, è consentita se è fatta nei limiti del 15% del volume, lo vedete spesso indicato. Nella didattica a distanza, anche qua parla di fotocopia, però vedete che dice mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. E quindi il sistema analogo può essere visto, diciamo, cioè, secondo ovviamente anche qua è oggetto di interpretazione, però sistema analogo potrebbe essere anche la fotocopia, cioè la foto che io faccio con il mio cellulare a una pagina del libro, perché di fatto è una fotocopia, cioè è una riproduzione fotografica, una copia fotografica di un'opera stampa. Ovviamente deve essere fotocopia nel senso che deve avere la stessa poi ambito d'azione lo stesso tipo di destinazione, cioè deve essere rivolta ad un'unica copia, cioè essere mandata ad un unico soggetto. Cioè se io questa fotocopia in realtà la metto su un server e tutti possono andare lì a scaricarsi queste foto che ho fatto al capitolo del libro, allora siamo fuori dall'ambito della fotocopia, stiamo pubblicando su internet un libro, che è una cosa molto ben diversa, quindi occhio a queste sfumature. Ecco, la norma invece più centrale per la didattica a distanza, in generale per la didattica fatta in rete, è questa, l'articolo 70. L'articolo 70 è oggetto di una storia un po' interessante e divertente che vi racconterò, che riguarda proprio un vostro collega, un docente, ovviamente di una storia un po' più vecchiotta di qualche anno fa, che però è stato vittima di una sanzione che poi ha portato, diciamo, lui si è un po' immolato, si è sacrificato, perché grazie a questo suo caso poi il legislatore ha aggiunto un pezzo alle norme. Vi faccio vedere com'era la norma inizialmente, perché queste norme, tutte quelle che stiamo vedendo adesso, dal 68 in poi, sono state scritte nel 2003, cioè tutto questo capitolo è stato, questo titolo della legge 73 del 41 è stato riscritto nel 2003, quindi non sono norme così vecchie. Ciò nonostante, l'articolo 70 ha già un comma 1 bis, come vedete qua. E quindi quando c'è un bis vuol dire che si sono persi un pezzo, no? Diciamolo più banalmente, quindi hanno dovuto aggiungere, metterci una toppa. E la toppa ce l'hanno messa proprio, vedete, dopo il caso di questo professore, il sito Homo Laicus, che era il sito di questo docente di scuola superiore. Vi leggo però prima com'era la norma senza il comma 1 bis, così capite perché c'era bisogno di metterci la toppa. Allora, il comma 1 dice che il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani, di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critico o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini, purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuate a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Ma mi sembra, come dire, abbastanza intuitiva, diciamo, la lettura di questa norma. Riguarda che cosa? Riguarda principalmente attività come le recensioni ai libri, le tesi, le tesine, gli articoli di commento, gli articoli scientifici, tutti quei casi in cui è richiesto, proprio per prassi anche scientifica, di andare a prendere brani. No, io devo fare una tesi di ricerca in cui il professore mi chiede
di fare lo stato dell'arte, no? Il primo capitolo in cui do conto di tutti gli autori che si sono occupati di questo tema, e quindi devo far vedere i passaggi fondamentali. Io però, vedete, dice che deve essere per uso di critico di discussione, cioè non è che posso fare un mero collage di brani, ma deve esserci il mio intervento, la mia mediazione, la mia critica. E dice poi che a fine di insegnamento o di ricerca scientifica deve inoltre avvenire per finalità illustrative, che mi sembra abbastanza tautologico e sottinteso, chiaro, se faccio insegnamento e finalità illustrative. E poi dice per fini non commerciali, questo non è invece così sottinteso, perché vuol dire che tipo la ricerca, ad esempio, anche l'insegnamento, cioè l'attività di formazione che io faccio a volte, io faccio attività di formazione come questa, ma a volte faccio attività di formazione per società commerciali che mi chiamano presso i loro dipendenti, all'interno dei loro uffici, per fare un corso di formazione per i loro dipendenti, che magari viene pure venduto a 200 euro a biglietto, cioè quindi è un altro tipo di attività. Quindi nonostante magari le cose che dico io sono le stesse, a seconda della situazione posso o non posso sfruttare nelle mie dispense, ad esempio, l'articolo 70 o meno, no? il comma 1 dell'articolo 70. Salto e vado ai commi 2 e 3, che erano quelli appunto come era la norma precedente. Il comma 2 parla delle antologie ad uso scolastico, non credo che interessi molto la didattica a distanza, perché qua riguarda più che altro l'attività editoriale più classica, però insomma sono norme che, se qualcuno di voi è coinvolto come autore nella realizzazione di un'antologia, deve tenere in considerazione, perché capite quante righe, quanti passaggi si possono prendere di poesie o di prose per fare un'antologia. Ed rimanda ad un regolamento attuativo in cui ci sono scritte queste norme. Il comma 3 ci ricorda che il riassunto, la citazione e la riproduzione devono comunque essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e anche del traduttore. Quindi questo comma 3, che mi sembra una norma comunque di buon senso e di buona prassi accademica, no? Ce l'hanno insegnato fin dalla terza media, che se facciamo la tesina, la ricerchina, dobbiamo mettere in nota, no, da dove ho preso il passaggio. Questa è una buona prassi, però al di là della prassi è anche giuridica, è anche una norma. Quindi se io mi dimentico di mettere il nome, sto violando il diritto d'autore. Quindi è un requisito legale, giuridico, per poter fare quel tipo di utilizzo. Scusate, devo andare indietro alle slide. Il comma 1 bis invece è quello che è arrivato dopo la storia che vi dicevo prima. Homo Laicus cos'era? Era il sito web di un professore di materie, mi sembra, storico-letterarie, che sostanzialmente aveva il piacere di pubblicare su un sito i materiali che utilizzava a lezione, no? Quello che adesso, come dire, già il Piano Nazionale della Scuola Digitale addirittura incoraggia. Ecco, lì era il problema, che all'epoca, quando l'ha fatto lui, cioè nei primi anni 2000-2003, quando erano appena entrate in vigore queste norme, non c'era una norma che gli desse questo spazio d'azione. Soprattutto perché lui tra i materiali aveva pure messo delle opere pittoriche molto famose, perché lui si occupava probabilmente anche di storia dell'arte, aveva messo tutta una sezione di opere pittoriche del Novecento. Le opere pittoriche del Novecento, signori, sono ovviamente ancora tutelate, no? Cioè, lo potete immaginare, perché Picasso è morto negli anni 70, no? Dalì è morto negli anni 90, no? Quindi, se usiamo questi grandi nomi del Novecento, Modigliani, De Chirico, tutti quelli che vogliono italiani, no? Gottuso, sono ancora tutti tutelati, perché sono morti troppi pochi anni fa per poter dire che sono in pubblico dominio. E quindi se io riproduco sul mio sito o su un libro queste opere, avrò dei diritti da pagare, a meno che ci sia un caso di libero utilizzo, un caso di eccezione che mi permette di farlo. All'epoca questa norma non c'era, e quindi il signor Homo Laicus, questo professore, si è preso 4.700 euro di sanzione. In questi 4.700 euro c'erano sia la sanzione che i diritti che lui avrebbe dovuto pagare per aver pubblicato sul web queste opere. Adesso il legislatore, cioè in vista un po' il dibattito che si era creato su questo caso, perché insomma non era stata simpatica come situazione, no? Un professore che comunque prende lo stipendio di un dipendente pubblico e fa un'attività anche, come dire, di divulgazione culturale, perché il sito era anche carino, cioè aveva
faceva una cosa che adesso è semplice fare. All'epoca, nel 2003-2004, dovevi avere anche un po' di competenze tecnologiche per farla, e quindi non era così da ammazziare, come direbbero. Invece lui ne è uscito proprio cornuto e mazziato, cioè ha dovuto rimuovere buona parte dei contenuti del sito eppure pagare la sanzione. Allora, onde evitare che nel giro di pochi anni, con l'esplosione di internet come fenomeno di massa che stava avvenendo in quegli anni, ci fossero altri casi omologos, il legislatore ha aggiunto questo comma 1 bis, che dice, attenzione, perché è scritto in modo un po' particolare: è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico, solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Occhio, perché appunto abbiamo capito che lì in rosso c'è scritto per uso didattico scientifico, e quindi ci ricadiamo squisitamente nell'attività didattica, della didattica a distanza. Però guardate i requisiti che vengono richiesti. Cioè, ovviamente parliamo solo di pubblicazione attraverso internet, quindi non vale la regola per se faccio un libro o un DVD, quindi è una pubblicazione attraverso internet. Deve essere a titolo gratuito, vuol dire che non ci deve essere un pagamento per accedere a quel contenuto, a quel sito. E vabbè, mi sembra che anche qua non ci siano particolari problemi. Riguarda solo immagini e musiche, non riguarda i video, non riguarda i testi. Quindi occhio a non cadere anche in questo equivoco. Queste immagini e musiche devono essere a bassa risoluzione o degradate. Questa è davvero la parte che aveva creato più dibattito e più anche, come dire, sarcasmo da parte dei commentatori, soprattutto per il degradate, perché una scelta semantica, linguistica anche discutibile, con tutte le parole che si potevano utilizzare. Però vabbè, bassa risoluzione o degradate, tra l'altro, anche le congiunzioni sono importanti nel diritto. Non sta dicendo a bassa risoluzione e degradate, cioè basta uno dei due. Però cioè, fa sorridere il fatto che la bassa risoluzione in realtà vuol dire poco, perché è molto relativo al contesto tecnologico. Cioè, la bassa risoluzione di oggi è diversa dalla bassa risoluzione del 2007, quando è stata scritta la norma. E oggi bassa risoluzione è anche ciò che ormai l'occhio umano non distingue più davvero dall'alta risoluzione. Questo che fa sorridere. Cioè, un JPEG che non è stato minimamente compresso, però tecnicamente è comunque degradato, perché è un JPEG, cioè è un formato di immagine compresso. Nello stesso tempo, però, posso dargli una risoluzione molto alta. Cioè, posso metterlo così grande, il file, e si percepisce davvero la bassa risoluzione o la degradazione, non so come chiamarlo. E poi vabbè, aggiunge che non ci deve essere neanche, vedete, scopo di lucro. Quindi non solo un titolo gratuito, cioè non solo devo non far pagare, ma non ci deve essere neanche un contesto di lucro. E anche qua non credo che nel vostro caso ci siano particolari problemi, no? Però se utilizzo delle piattaforme proprietarie per pubblicare i miei contenuti, innanzitutto, cioè, ad esempio, una scuola che invece di pubblicare i contenuti sul suo sito istituzionale o su una piattaforma dedicata per la didattica, utilizza la pagina Facebook, no? È più comoda, gli studenti ci si trovano meglio, ci sono i commenti, ci sono condividi, bla bla bla, tutte le varie belle funzioni. Però a me è pericoloso, perché innanzitutto Facebook mi mette a rischio di uscire dall'uso didattico, perché Facebook non è una piattaforma che ha uno scopo didattico, che si rivolge solamente ai miei studenti. È una piattaforma generalista, si rivolge a tutti coloro che sono lì e che passano di lì. Punto primo. E punto secondo, anche lo scopo di lucro è abbastanza messo in discussione, perché è vero che io non ci guadagno nulla, io come scuola, io come docente, però Facebook ci guadagna. Cioè Facebook, il titolare della piattaforma, il service provider, grazie ai contenuti che io gli sto caricando, crea traffico, vende pubblicità e macina soldi. E quindi i titolari dei diritti potrebbero non prenderla bene. Quindi questo è un po' il contesto in cui siamo. La norma finisce con un'altra cosa divertente, cioè che diciamo la più precisa interpretazione di questa norma sarebbe dovuta rientrare in un decreto, i cosiddetti decreti attuativi del ministero competente, che è il MIBACT in questo caso, sentito il ministero dell'istruzione,
in cui appunto vedete venivano definiti i limiti dell'uso didattico scientifico. Invece non è mai arrivato questo decreto, quindi siamo in una situazione di limbo, per cui, cioè di limbo no, perché la norma c'è ed è in vigore dal 2007, cioè dal 1 gennaio del 2008 in realtà. Il decreto hanno avuto, insomma, se noi siamo oggi nel 2020, hanno avuto 12 anni per approvarlo sto decreto, hanno cambiato molti ministri, eppure nessuno ci ha pensato, quindi forse c'è una volontà politica a non farlo, non si sa. Fatto sta che abbiamo una norma e intanto che ce l'abbiamo ce la teniamo così com'è, che, ripeto, guardiamola come bicchiere mezzo pieno, eh. Cioè, meglio averla questa, piuttosto che, cioè, averla anche così scritta male, scritta in modo un po' generico, senza il decreto, piuttosto che non averla, se no saremo tutti degli homo laicus. Cioè tutti avremo l'incubo che se ho postato, se faccio un commento ad un quadro o ad un'opera di Umberto Eco, che anche lui è ancora tutelato, allora chissà che cosa succede. Vado avanti, l'ultima, cioè ce ne sono tante in realtà di queste eccezioni, però l'ultima che mi interessava farvi vedere era quella relativa ai portatori di handicap. Allora, se avete dei ragazzi che hanno un particolare handicap, compresi anche i disturbi dell'apprendimento che richiedono una trasformazione delle opere, si può far leva su questo articolo 71 bis, che dice, leggiamo cosa dice, mi sembra che è lui abbastanza chiaro, che ai portatori di particolari handicap sono consentite per uso personale la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap e non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. Quindi, come vedete, il linguaggio è sempre molto molto restrittivo, da tipiche norme da eccezione, no? Però ci sta dicendo che i portatori di handicap, unico modo che per fruire di un brano, che ne so, di un testo, devono violarne in un certo modo il diritto d'autore, cioè devono fare una trasformazione, farne l'audiolibro o farne al contrario, metterci sottotitoli, trasformarlo in testo, su un video ad esempio, allora devono chiedere il permesso perché lo possono fare, come vedete, secondo queste regole. Poi qua si rimanda a un altro decreto, questo decreto invece c'è, io ho raccolto tutte le norme in un mio post sul blog, lo trovate perché è stato pubblicato pochi giorni fa, tutte le norme che riguardano, vedete, le varie categorie di portatori di handicap a cui si fa riferimento. È una materia ovviamente che interessa, soprattutto anche in questa situazione di didattica a distanza, e è una leva su cui si può, appunto, che si può esercitare in alcuni casi.